celebriamo il giorno del ricordo, dove tra il 1943 e il 1947 migliaia di innocenti giuliani e istriani, sloveni e croati che si opponevano al regime e di cui moltissimi erano italiani, vennero trucidati dagli uomini del generale Tito. Ringraziamo il signor prefetto, Salvatore Angeri, la scuola e tutte le istituzioni per averci dato l'opportunità di essere qui e di poter dimostrare la nostra conoscenza della storia delle foibe e della giornata del ricordo. Grazie dai bambini della Quinta A e dall'Istituto Comprensivo di Marrubio. Spogli di tutto tranne che la dignità, pronti a rinascere nuovamente, con l'orgoglio di aver combattuto vivendo con l'Italia nel cuore. Oggi l'Italia celebra il giorno del ricordo per conservare e non dimenticare i martiri italiani delle foibe. E la sofferenza di quanti italiani, istriani, fiumani e dalmati per l'esodo dalle loro terre. Si tratta di una ricorrenza abbastanza recente, per molti anni dimenticata e quasi negata. Le violenze contro gli italiani, nella maggior parte dei casi, non furono episodi di vendetta sommaria, ma rispondevano piuttosto a un piano preordinato di espulsione dei nostri connazionali. La furia dei partigiani di Tini si riversò indistintamente su chiunque si opponesse alle loro mire di conquista. Esponenti delle istituzioni militari, preti, intellettuali, donne e bambini inermi, ma anche partigiani antifascisti, liberali, repubblicani o cattolici. In quella tragedia, però, si possono anche rivedere i germogli del rinascente nuovo spirito patriottico. Davanti a questo albero, simbolo di concordia, confermiamo un atto di deferenza alla memoria delle vittime delle foibe. È bello che ciò accada alla presenza degli studenti di Marrubio e dei familiari del signor Francesco Spiga. Combattere l'oblio è un'opera tenace, faticosa, ma sempre indispensabile. Faccio nostre e concludo le parole che pronunciò il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Riconoscere il supplizio patito non è solo un gesto patriottico e solenne, ma un atto di volontà da compiere in nome della giustizia, della pietà etica e della coscienza civile. Grazie a tutti.